Si tratta di un progetto internazionale che nasce a livello internazionale, che vede coinvolti alcuni paesi. In Europa ne sono stati scelti tre in base anche alle caratteristiche del paese, dell'accademia, della ricerca clinica, dell'associazionismo, e sono molto contento che l'Italia sia tra questi tre paesi. Quindi quello che è importante per noi è che il nostro paese non sia escluso da questi progetti. È chiaro che poi sono progetti globali, qualche volta va bene, qualche volta va male, ma quando va bene dobbiamo essere tutti orgogliosi di questo. Il progetto ha nome? Il progetto, sì. Il progetto si chiama Mosaico, e quindi credo che sia un bel nome, perché può voler dire tante cose: può voler dire mettere insieme tutti, può voler dire creare partnership, e può anche voler dire mettere insieme un numero di paesi per poter dare una speranza che si concretizzi in una bella realtà con gli studi che proseguiranno per lo sviluppo di questo vaccino. Lei oggi ha lanciato uno slogan che riassume un po' le posizioni sia istituzionali che dei clinici. Sì, questo slogan, secondo me, poi bisogna sempre trovare una sintesi, e credo che poche parole possano dire e esprimere bene quello che abbiamo detto oggi e che ho sentito oggi. Non dimentichiamoci, non fermiamoci, avanti tutta, insieme, ma tutti.